Quando ero in quarta liceo, la prof aveva deciso di fare una votazione per sondare le nostre preferenze per una gita scolastica di più giorni. La destinazione che ottenne più consensi, con 13 voti, fu Parigi, seguita da Barcellona, che di voti ne prese 9, e Londra, che era la meta preferita da 6 dei miei compagni di classe. La prof rimase però alquanto stupita nel vedere che ci fu una destinazione alquanto inusuale che raccolse un singolo voto. Una volta appurato che il voto era ovviamente il mio, la prof decise di spedirmi direttamente dallo psicologo dell'istituto, giusto per verificare che fosse tutto a posto con la mia salute mentale. Per qualche strano motivo, la prof non si poteva capacitare come mai il sottoscritto, a 17 anni, volesse mai andare in gita scolastica a Minsk, capitale della Bielorussia. Ovviamente quella storia è finita con noi che siamo andati 5 giorni a Parigi. Ma la voglia di visitare un paese che ha da sempre avuto dei connotati così misteriosi mi è rimasta. Qualche anno più tardi ho finalmente avuto modo di soddisfare la mia sete da nerd geografico e ho così deciso di partire con voi alla volta di quella che molti considerano essere l'ultima dittatura d'Europa. Nell'agosto del 2021 un normale volo di linea Ryanair decollò dall'aeroporto di Atene con destinazione Vilnius, seguendo una rotta che avrebbe dovuto portarlo a sorvolare il territorio della Bielorussia. Ma quello che accadde una volta che l'aereo entrò nello spazio aereo bielorusso è che il velivolo venne dirottato dalle torri di controllo bielorusse, in quanto, a detta loro, c'era la minaccia di un ordigno esplosivo a bordo. Ma ovviamente la maggior parte dei mass media internazionali fu molto celere a lanciare l'accusa al regime bielorusso di aver appositamente dirottato l'aereo con l'intenzione di arrestare due dissidenti politici che si trovavano proprio su quel volo Ryanair in quanto stavano tornando a casa a Vilnius, dove risiedevano. A questo incidente diplomatico susseguì una serie mai vista di sanzioni imposte dalle autorità europee sul regime bielorusso. Una di queste fu il divieto assoluto per la compagnia nazionale bielorussa Belavia di sorvolare lo spazio aereo dell'Unione Europea. Ed è proprio questo il motivo per cui quest'oggi, se volete dirigervi verso Minsk, la capitale della Bielorussia, per via aerea, l'unica soluzione è quella di fare una piccola deviazione. Ed è questo il motivo per cui quest'oggi ci troviamo all'aeroporto internazionale di Tbilisi, uno dei pochissimi posti da cui è ancora possibile viaggiare su Belavia verso la Bielorussia. Potete provare voi stessi ad andare su Flight Radar e vedere quali sono le destinazioni raggiungibili in aereo da Minsk. La stragrande maggioranza dei voli proviene dalla Russia, con qualche sporadico collegamento con Dubai, la Turchia e altri paesi dell'ex Unione Sovietica. Tra l'altro, dal sito di Belavia è pure acquistabile un volo per Ashgabat, la capitale del Turkmenistan. Ma vi immaginate che spettacolo sarebbe salire su un volo da Minsk fino ad Ashgabat? Quello ce lo terremo per un altro video. Adesso quello che dovevo fare era salire sul mio volo per Minsk partendo dalla Georgia. Departures. Allora, ho cercato prima su Google Translate cosa significa departures. Google mi diceva che significa partenze, quindi dovremmo essere nel posto giusto. Vediamo un po'. Scusate raga, sono le 3 di notte e non ho dormito un H. Vedete lì il logo di Belavia con partenza prevista per le 5.05, destinazione Minsk. Andiamo a vedere quanta gente è in partenza per Minsk questa notte, questa sera, questa mattina dall'aeroporto di Tbilisi. Non tanta, dai, pensavo peggio. Vediamo un po' come va. Hello. Thank you. E come da tradizione, per tenermi sveglio quando devo volare a queste ore assurde della notte, mi affido ad un bel cappuccino. E ovviamente spero che questo cappuccino mi aiuti a tenermi sveglio e energetico, come mi fa sentire energetico il fatto che sia riuscito a fare il check-in e ho ottenuto così il mio boarding pass su Belavia. Vediamo se riesco a mostrarvelo senza doxarmi, quindi nascondo qui il cognome. Ed ecco qui il nostro bel boarding pass, la nostra bella carta d'imbarco per il nostro volo che ci porterà da Tbilisi fino a Minsk
con questa compagnia qui. Comunque, ho passato il controllo passaporti per uscire dalla Georgia e quando ho mostrato questo boarding pass qui alla ragazza poliziotta che c'era, mi ha chiesto qual era la mia destinazione finale e io ho risposto Minsk e voi non avete idea della faccia che ha fatto. E io ero tipo, oh, come on, sul serio non hai mai visto un italiano volare a Minsk passando per Tbilisi negli ultimi 6 o 7 mesi? Però mi ha lasciato passare, quindi cin cin. Adesso sono veramente curioso di vedere come sarà il controllo passaporti in Bielorussia fra qualche ora. Di solito quando prendo un volo per una destinazione che voglio filmare cerco sempre di dormire un po' mentre sono in aereo, giusto per avere più energie una volta atterrato. Ma questa volta di dormire non ce ne sarebbe stato verso, proprio perché stavo per volare verso quella che molti considerano l'ultima dittatura d'Europa. Ero troppo emozionato e per questo ho preso il cappuccino. Ma come potete immaginare c'era anche qualcosa che mi faceva preoccupare e che faceva sì che fossi alquanto nervoso. Infatti, al momento della mia partenza per la Bielorussia, ero nel bel mezzo della seconda stagione di Naruto Shippuden su Netflix ed ero un po' disperato perché in Bielorussia, per via delle sanzioni, Netflix non è disponibile. Ed è per questo motivo che avevo anche quasi pensato di annullare la mia missione per la Bielorussia, fino a quando non ho deciso, per la prima volta nella storia di questo canale, di rivolgermi ad uno sponsor. Lo sponsor per la mia missione segreta in Bielorussia è NordVPN, il quale mi avrebbe consentito di spostare il mio indirizzo IP, ovvero la mia location, dalla Bielorussia a qualsiasi altro paese dove Naruto era disponibile su Netflix. Se volete usufruirne anche voi, tutto quello che dovete fare è cliccare sul link in descrizione e così, quando siete all'estero, potete anche lì usare tutti quei servizi internet che di solito sono limitati e ristretti al territorio italiano. Ma non solo questo, attraverso un servizio come NordVPN potete proteggere il vostro cellulare o computer quando vi connettete ad una rete wifi pubblica. Non dovete preoccuparvi dei vostri dati personali e la vostra privacy quando navigate su internet sarà sempre protetta. Ma la cosa più importante è che potete guardare Naruto su Netflix quando andate in Bielorussia. Quindi cliccate sul link in descrizione, primo perché così potete usufruire della mia offerta esclusiva, al momento vi danno tipo 4 mesi extra scontati, e in secondo luogo perché se avete bisogno di un VPN così cogliete due piccioni con una fava, ovvero acquistate un VPN a poco prezzo e supportate allo stesso tempo il canale. Quindi fate vedere a NordVPN che la gente clicca sul mio link e in questo modo in futuro NordVPN ci aiuterà a visitare tutti i posti che sogniamo da sempre ma che richiedono un grosso dispendio di denaro, come Norilsk, Chukotka, l'isola di Piccola di Omede e Castellammare di Stabia. Ed ecco Belavia, la compagnia nazionale della Bielorussia, bandita nello spazio europeo. Che figata, è un Boeing 737 comunque, eh? E guardate lì finalmente la bandiera della Bielorussia. Wow! Ok, stiamo partendo proprio adesso, hanno spento le luci. Ormai siamo arrivati al punto di non ritorno, vediamo un po' come va. Comunque devo ammettere che ho uno spazio per le gambe assurdo. Gli interni di questo volo Belavia non sono per niente male. È molto meglio di Ryanair. Ryanair dovrebbe essere la compagnia aerea ad essere bandita dallo spazio dell'Unione Europea, non Belavia. Wow, abbiamo pure del cibo incluso. Belavia continua a stravincere contro Ryanair, vero? Spassiva. Potete vedere, siamo partiti da neanche mezz'ora e il sole sta già sorgendo. Il motivo è perché appena siamo partiti da Tbilisi non siamo andati in direzione nord-ovest, che è la direzione che un volo da Tbilisi a Minsk dovrebbe prendere per arrivare a Minsk il prima possibile in linea d'aria. Ma piuttosto, subito dopo essere decollati da Tbilisi, abbiamo cominciato a procedere in direzione est, verso il Kazakistan. Questo perché, ovviamente, la maggior parte del territorio in linea d'aria fra Tbilisi e Minsk in questo momento è zona di guerra. Belavia non può viaggiare in Unione Europea, quindi non abbiamo potuto prendere la rotta attraverso Bulgaria, Romania, Polonia per andare in Bielorussia da quella parte, quindi abbiamo dovuto andare verso est e stiamo adesso sorvolando le steppe del Kazakistan. Fra poco entreremo in Russia e fra un paio d'ore arriveremo in Bielorussia.
Comunque la situazione linguistica in Bielorussia è sicuramente una cosa che voglio approfondire. Ad esempio questo In-Flight Magazine è quasi completamente in russo, però se giro pagina da questa parte vedete che c'è tipo questa cosa qui che penso essere una storiella breve, che vedete è scritta in bielorusso. Wow. Dopo 4 ore e mezza dalla partenza da Tbilisi, siamo così entrati nello spazio aereo bielorusso e abbiamo dunque effettuato l'atterraggio all'aeroporto di Minsk. Potevo dire effettivamente a questo punto di aver messo piede in Bielorussia, ma ovviamente l'ultimo ostacolo prima di cantare vittoria era il controllo passaporti. Wow! Siamo dentro, raga. Il controllo passaporti è passato indenne. Ho solo titubato nel momento in cui la ragazza carina del controllo passaporti mi ha detto: sei qui da solo? E io ho detto sì. E lei mi ha chiesto: ma non è che conosci qualcuno? E ho detto forse. Però mi ha semplicemente guardato male e mi ha lasciato entrare. E così siamo ufficialmente in Bielorussia, come confermato da questo bel cartello qui: Belarus. Questo è ovviamente lo stemma ufficiale della Repubblica di Bielorussia. E pensate che fino a 30 anni fa questo coso qui era qui con gli stessi colori, con l'unica differenza che al centro di questo stemma, dove adesso ci sono i contorni del territorio della Repubblica di Bielorussia, c'erano ovviamente la falce e il martello. Però adesso la falce e il martello sono stati rimossi e questo fa sì che questo stemma qui, che dà il benvenuto ai turisti, a tutti i turisti che ogni giorno arrivano nella Repubblica di Bielorussia, sia un po' meno inquietante, mettiamola così. Cavolo, sono un po' nervoso a filmare in queste zone qui. Nazionalny Aeroport Minsk, in lingua bielorussa, aeroporto nazionale di Minsk. Devo stare attento perché ho paura che ci sia qualche agente del KGB che mi sta già seguendo. Dopo 2 minuti che sono entrato nel paese, ci sono degli aerei sovietici a mo' di museo. Vediamo se possiamo riuscire a darci un'occhiata, penso che sarebbe interessante. Wow, aeroporto di chiara matrice modernista, comunque mi piace questo tipo di architettura. Oh, guardate qui, c'è un leggendario Tupolev 134 che apparteneva ad Aeroflot. Non so se riuscite a vedere la bandiera dell'Unione Sovietica proprio sulla coda lì. Wow, questi sono gioielli dell'aviazione sovietica. Oltre a questo Tupolev qui c'è un Antonov 24 che apparteneva a questa compagnia aerea che penso ormai sia defunta. Lì c'è scritto Gomel Avia, come se fosse una compagnia aerea con base a Gomel, la seconda città più importante e più grande della Bielorussia. E qui dall'altra parte del campo abbiamo un Tupolev 154 della Belavia. Numero di registrazione è W85581. Quindi se abbiamo qualche aviation geek che mi sta guardando in questo momento, magari voi riuscirete a dirmi le tratte, le rotte su cui questo velivolo era solito volare magari 20-30 anni fa, prima di essere stato dismesso e parcheggiato per sempre qui nei dintorni dell'aeroporto di Minsk. Invece da questa parte abbiamo un Ilyushin 76. Wow, è un bestione assurdo questo. Guardate lo stabilizzatore verticale, la coda è così alta, sembra quasi... No, sicuramente non è più alta di quella dell'Airbus 380, vero? È comunque un bestione, però... Boh, non lo so adesso. Affascinante, veramente. Come affascinante il fatto che stia patendo il freddo in una maniera assurda e sto filmando qui sotto la pioggia. Quindi io direi che vediamo se riusciamo a prendere un bus per il centro di Minsk, per il centro della Repubblica di Bielorussia. Purtroppo da quando il numero dei voli per Minsk si è dimezzato a causa delle sanzioni è diminuito di un botto anche il numero degli autobus che collega l'aeroporto al centro città. Quindi l'aeroporto di Minsk è attualmente sotto il controllo di questa mafia di tassisti che ha insistito per portare anche me fino al centro della città di Minsk, giusto per consentirmi di continuare la mia avventura bielorussa. E tutto questo alla modica cifra di 50 rubli bielorussi, circa 20 euro. Oh, il tizio sta pure lavando i finestrini per permettermi di filmare. Che grande, gli ho chiesto appunto se potevo filmare mentre ero in macchina con lui, mi ha detto di sì. E wow, che carino.
Wow, top service, спасибо. Ну, я обычно не беру такие такси, просто беру или Яндекс, или Uber. Они дешевле будут, да, логично. Машину, да, там, но... там может попасться непонятная машина. Вот наша. Посмотрел, да, Белавия. Снимал, фотографировал. Ну, музей. Музей, да, 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 да. Мне интереснее, вот эти, я был в очень много советских музеях авиации. Я был в Киеве, там в Бориспиле есть, я был в Ульяновске. В России я был в Монино, недалеко от Москвы. Это четвертый музей, можно сказать. Мне вот интересно, Ильюшин, Туполев, Антонов. Questo viaggio in taxi penso che sia stato veramente uno dei viaggi in taxi più emozionanti di tutta la storia dei miei viaggi in taxi. Per la prima volta, infatti, avevo l'occasione di parlare con un bielorusso che viveva in Bielorussia. Tra l'altro ero anche stato fortunato di essere capitato con sto tizio perché voleva mostrarmi e raccontarmi un sacco di cose del suo paese. Questa è la главная дорога у нас на Минск. Есть еще вот идет налево дорога через Великий Камень. Великий Камень — это китайцы построили большой логистический центр такой. Вы настоящий гвид, не только таксист тогда. Eccoci che abbiamo appena lasciato il territorio dell'aeroporto internazionale di Minsk, abbiamo preso la via principale, il viale principale che ci porterà verso il centro della città. Ovviamente noi non andremo fino in centro, ma ci fermeremo alla prima fermata della metro perché sono curiosissimo di vedere com'è effettivamente la metro di Minsk, perché tutti quelli che ci sono stati me ne hanno parlato benissimo. E siamo qui con il nostro amico. Как вас зовут еще раз? Юрий. Ok, меня зовут Давид, очень приятно. Давид? Да, можно Давид. На русском можно Давид. А на белорусском? Вы говорите на белорусском? Ну, разумею, ну так. Ok. Не очень. Люди в основном разумеют, но все можно на русском, да? Ну, вот. И как жить в Беларуси? Нормально? Нормально. Как в России? Потихонечку. Это хорошо. А кому сейчас легко? Ну да. Легко. L'intero territorio della Bielorussia venne occupato dalla Germania nazista fra il 1941 e il 1944. E furono quasi 2 milioni i cittadini bielorussi che persero la vita in questo periodo, sia in battaglia che a causa di persecuzioni varie. La Bielorussia è disseminata di monumenti che ricordano questo periodo molto triste della sua storia e uno dei più famosi si trova proprio sulla strada che collega l'aeroporto al centro città di Minsk, tanto che ho chiesto all'autista se poteva fermarsi e aspettarmi 10 minuti affinché io lo potessi visitare. Allora, ci siamo appena fermati da qualche parte, a metà strada fra l'aeroporto e Minsk, in mezzo al nulla, perché proprio sulla strada che porta dall'aeroporto al centro città c'è uno dei monumenti più fighi di tutta la Bielorussia. Sto coso qui, guardate, questo obelisco gigante, si chiama Kurgan Slave e ovviamente si tratta di un monumento dedicato alle vittime della Seconda Guerra Mondiale. Devo arrivare fin là sopra e il problema è che ho detto al tizio che mi ci vorranno non più di 10 minuti e sto cominciando a dubitarne, sinceramente. Spero solo che non ci arrivi a mettere mezz'ora e dopo torno lì e il tizio mi dice: ok, non più 50 rubli, mi fate aspettare troppo. Quindi ho paura che mi faccia pagare di più, spero che non sarà questo il caso. Vediamo se riesco a fare una corsetta. Mio Dio, ho già il fiatone e mi aspettano tipo, boh, che ne so, 170 scalini. Proviamo. 169, 68, 67. Ok, dai. Oh wow, non skipperò mai più un leg day in vita mia. Oh mio Dio, guardate che bella la vista dal Kurgan Slave sulle pianure ondeggianti della Bielorussia. E proprio quando siamo saliti in cima alla collina sta addirittura uscendo il sole, siamo baciati dal sole qui, in uno dei punti più alti di tutta la Bielorussia alla fine. Considerate che la Bielorussia è uno dei paesi con il territorio più pianeggiante al mondo ed è questo il motivo per cui l'armata nazista negli anni 40 ebbe modo di avere di sopraffare completamente la Bielorussia, tanto che si dice che il 25% dell'intera popolazione della Bielorussia sovietica durante la Grande Guerra Patriottica perse la vita in difesa della madrepatria. Ed è questo il motivo per cui l'argomento della Grande Guerra Patriottica, come la chiamano qui, o Seconda Guerra Mondiale, come la chiamiamo in Europa,
e nel resto del mondo è un argomento un po' touchy, quindi bisogna stare attenti. Ad esempio qui c'è scritto Armi Savietskai Armi Asvabadizelnice Slava, e la scritta può essere un po', può essere alquanto controversa, specialmente nel periodo storico in cui stiamo vivendo. C'è scritto l'armata sovietica è l'armata liberatrice della gloria, qualcosa del genere. Qui c'è una falce e martello, come potete vedere, mentre sul lato esterno di questo mosaico c'è un altro mosaico con dei bei faccioni in stile brutalista. Faccioni di questo tipo sono molto comuni in tutti i monumenti dedicati alla grande cura patriottica in questa parte del mondo. Ok, adesso possiamo cominciare la nostra discesa. Probabilmente ne vedremo tanti ancora di monumenti dedicati alla Seconda Guerra Mondiale qui in Bielorussia, giusto perché, come ho detto, è un argomento molto toccante. Ed è questo il motivo per cui la gente qui in Bielorussia passa molto spesso da questi monumenti qui per... ancora per portare i loro omaggi ai loro avi, ai loro nonni, alle loro nonne, ai loro bisnonni, alle loro bisnonne. Magari non adesso perché sono le 9:30 di un mercoledì mattina, però credetemi. Здравствуйте, ещё раз. Ed eccoci che siamo ufficialmente entrati. Guardate qui la scritta in bielorusso. A все знаки на белорусском да написано. Siamo entrati nel rajon di Minsk. Ok, ponio. Ed eccoci qui, siamo arrivati a Minsk, Gorod Geroi. Ci sono dei soldati che stanno passeggiando sulla mia destra, quindi devo stare attento a non filmarli. O c'è mnogo andare verna polizieschi u vas, jest, niet? Ah, nada bita staroinim. Ah, ok, ponio. Quindi bisogna stare allerta. Хорошо, тогда куплю билеты в метро. Сколько стоит? Да, по-моему, 8, рубль 20, что ли? А в автобусе 80. Спасибо еще раз. До свидания. До свидания. Fa ridere perché avevo chiesto al tizio che mi portasse semplicemente fino alla fermata della metro più vicina all'aeroporto, però lui ha insistito per farmi fare un tour dell'intera città e alla fine sono finito col passare un'ora con lui e sono finito nel vero centro, nel pieno centro di Minsk. Questa è la nuova stazione dei treni e qui ci sono le mura della città. Queste due torri qui, qui sulla destra e lì sulla sinistra, che fungono in qualche modo da benvenuto a tutti i pazzi come me che vengono a visitare Minsk. Mi sono appena diretto verso la stazione della metro più vicina per due motivi principali. Il primo è che voglio vedere con i miei occhi com'è la metropolitana di Minsk dal vivo, quindi sto per entrare in questa fermata della metro che si chiama Plosha Lenina, Piazza Lenin, wow, che nome. E il secondo motivo è che sto morendo di fame perché è quasi ora di pranzo, quindi penso di andare da questa fermata a quella successiva o a quella immediatamente dopo per cercare un posto dove mangiare. Здравствуйте, сколько стоит билет в вашем метро? Только один поезд. 90 копеек. О, спасибо вам большое. Спасибо вам. Wow, come avete visto, ho dovuto passare il controllo di sicurezza per entrare nella metro con lo zaino. Come se dovessi andare airside in un aeroporto, pensate un po'. Comunque questa è la metro di Minsk, c'è una cavolo di falce e martello. Cioè questo penso sia un lampadario con una falce e martello messa così a random. Questo è il vagone, questo è uno dei vagoni sul quale dovremo probabilmente salire fra poco. Però non ho fretta, voglio continuare ad esplorare un po'. C'è l'odore classico che si sente in ogni fermata della metro di tutti i paesi dell'ex Unione Sovietica. Però dai, cioè è pulita, è tenuta bene. Anche i vagoni e i loro interni ricordano molto le altre metropolitane dell'ex Unione Sovietica, sia quelle più grandi come Mosca, Kiev e Tashkent, che quelle più piccole come Nizhny Novgorod e Yerevan. Una volta provata l'ebbrezza di aver fatto un giro per la metropolitana di Minsk, sono risalito in superficie e ho adocchiato un posto dove mangiare, il quale però, a differenza del solito, non sarebbe stato un luogo dove avrei potuto provare la cucina del posto.
affatto. L'altro motivo per cui siamo saliti qui in superficie è che, come vi ho detto, devo mangiare. E la cosa che ho notato mentre ero in macchina con Yuri un'oretta fa è che io pensavo che in realtà i brand occidentali se ne fossero andati dalla Bielorussia come se ne erano andati dalla Russia giusto un anno fa. Ma devo dire che ho visto Burger King, ho visto KFC. Là c'è Thank God It's Fridays, che non ho mai visto in Italia, ma forse se qualcuno di voi è mai stato in Inghilterra l'ha visto lì. E quando si parla di vestiti, Zara, H&M e molti altri marchi di vestiti mi è comunque sembrato di vederli qui. Però c'è un brand in particolare che ha decisamente abbandonato il mercato bielorusso, e sto parlando del McDonald's. Devo ammettere che sono un po' deluso, perché effettivamente, leggendo che il McDonald's aveva lasciato il mercato bielorusso, speravo che qui a Minsk avrei potuto avere l'occasione di provare per la prima volta il famigerato Vkusnaytochka, che è il fast food che ha in qualche modo rimpiazzato McDonald's in Russia. Qui invece sembra che il McDonald's, o meglio tutti i McDonald's di Minsk, siano stati rinominati e adesso si chiamano Meatkrite. Meatkrite significa siamo aperti, con il punto esclamativo. Quindi direi che è arrivata l'ora di registrare la prima review in italiano su YouTube della brutta coppia di McDonald's qui in Bielorussia. Oh my god, ma è rimasto veramente tutto come ai tempi del McDonald's, solamente che hanno messo le etichette, ad esempio, sui segnaposto per nascondere il logo, no? Dopo 2 minuti che ero entrato in questo McDonald's tarocco, mi ero già pentito di aver tradito le mie solite stalova e con questo. Però, già che c'ero, ho ordinato qualcosa comunque. Del resto, l'ultima cosa che avevo mangiato era ancora il panino che mi avevano dato su Belavia sul volo per Minsk. Comunque, tutto uguale al Mac classico, ordinato dai monitor self-service e avevano pure il servizio al tavolo. Спасибо вам большое. Allora, abbiamo della Coca-Cola con la confezione bianca, senza alcun brand. Abbiamo delle patatine non brandizzate, che sono esattamente uguali a quelle del Mac. Addirittura abbiamo il cheeseburger, che secondo me è la confezione che non è cambiata rispetto ai tempi quando qui, nel prospetto principale di Minsk, nella via principale di Minsk, c'era ancora il McDonald's al posto di questo. Come si chiama? Meatkrite. Qui invece abbiamo le strips di pollo, che provo adesso, però mi sembrano a vista d'occhio e anche in quanto a sapore mi sembrano esattamente uguali a quelle del Mac. Alla fine non è cambiato niente, non è cambiato nemmeno il fatto che potessi pagare con la mia carta italiana, cosa del quale prima della mia partenza per Minsk non ero sicuro al 100% per via delle sanzioni. Una cosa che è invece cambiata rispetto al pre-2022 è che per trovare alloggio a Minsk non avrei più potuto usare booking.com, in quanto non era più disponibile nel mercato bielorusso. Ma visto che si era fatto ormai giorno inoltre, era decisamente arrivata l'ora per me di trovare un posto dove stare, giusto per non rischiare di rimanere a dormire sotto un ponte in Bielorussia, cosa che mi piacerebbe provare, però magari la lasciamo per un altro video, ok? Mi si è scaricata la batteria della videocamera mentre ero al finto McDonald's, quindi ho pensato bene di trovare un posto dove dormire. Ovviamente qui in Bielorussia non puoi trovare un hotel o un appartamento né su Booking.com né su Airbnb, perché entrambi hanno lasciato il mercato russo e bielorusso in seguito agli accadimenti dell'anno scorso. Quindi sono andato su Ostrovok.ru, che è praticamente la versione russa di Booking.com, e ho trovato questo appartamento in centro a Minsk, e questo è assolutamente l'affare, per quanto riguarda un hotel, un appartamento, migliore che abbia mai fatto, perché guardate, questo appartamento è gigantesco. Qui c'è l'entrata, qui c'è il bagno alla triestina, come potete vedere, qua c'è la toilette, qui c'è la cucina, se mai volessi cucinare e preparare qualche dranico bielorusso questa sera. Qui c'è la living room con uno spazio per dormire su questo divano, ma da questa parte c'è la camera da letto, guardate qui, è gigante. Questo sono io invece con la maglia un po' stropicciata, scusate, sei un figo, eh. E invece da questa parte c'è l'altro bagno, doccia, vasca, e hanno pure il bidet, incredibile. Tutto questo mi è venuto a costare 80 rubli
bielorussi, il che è assurdo, sono tipo 20 euro. Qui, come potete vedere, c'è la password del wifi. Mi chiedo dove sia la fregatura. Magari il wifi è tipo, non lo so, sotto sorveglianza e quindi magari possono guardare quello che vedo navigando su internet. Oppure addirittura il motivo per cui il prezzo è così basso è che usano questo appartamento per spiare gli stranieri, non lo so. Lì c'è un bel soffitto con lo specchio, quindi magari ci sono delle telecamere dietro questi vetri. Non lo so, non saprei nemmeno da dove cominciare per verificare se ci sono delle cimici in questa camera. Oh, forse qui dove hanno tolto il manico per il comodino. Dopo aver fatto il check-in sono uscito nuovamente quasi subito per continuare ad esplorare la città, specialmente considerando il fatto che era addirittura uscito il sole. Sapevo che il mio tempo in Bielorussia sarebbe stato alquanto limitato, per cui volevo sfruttare ogni momento per girare più posti possibile. Del resto, questi erano luoghi che volevo visitare fin da quando ero un piccolo boccia. Sono adesso nella via principale pedonale di Minsk e il motivo per cui mi trovo qui è per mostrarvi un attimo quello che è il nome di questa via, che è molto interessante perché se guardiamo da questa parte qui, aspettiamo un attimo, facciamo passare i pedoni. Comunque, quello che volevo mostrarvi è che il nome di questa via pedonale è Komsomolskaya. Ovviamente nome che deriva dai Komsomolce, praticamente, che erano una specie di boy scout ai tempi del comunismo, ai tempi dell'Unione Sovietica. Invece questa via perpendicolare alla via pedonale principale ha anch'essa un nome molto comunista, che è quello di Ulitsa Rivoluzionaya, viale della rivoluzione. Però cavolo, questa via pedonale è spettacolare, vero? Guardate un po' qua. Non sembra nemmeno di essere in un paese dell'ex Unione Sovietica. Ma qui per niente, guardate, sembra quasi di essere a Praga. O perché no, magari, che so, a Padova, a Vicenza. Anche perché, guardate qua, c'è proprio un salone italiansky a Dijde. C'è un salone di vestiti italiani, wow! No, pazzesco, c'hanno pure la vazza qui. Ci sono un altro paio di bandiere bielorusse di fronte a questo edificio. Là c'è scritto Comitet qualcosa. Penso che questo sia un ufficio, un edificio governativo dell'amministrazione di Minsk. Ovviamente mi hanno detto di fare molta attenzione a filmare gli edifici amministrativi non solo a Minsk ma in tutta la Bielorussia. Ho molti amici che sono stati redarguiti e ho molti amici a cui è stata fatta la multa perché sono andati a fare foto o video molto ingenuamente proprio di fronte ad edifici. Proprio di fronte ad edifici di questo tipo. A sto età? Età metro, niente? Niente, metro, tu da дальше налево. Ага, понял. Комитет государственной безопасности. О, государ, не, я не хочу снимать государственный. Хорошо, спасибо, до свидания. Ecco, abbiamo appena avuto la conferma che questo è un edificio amministrativo. Adesso c'è una macchina che si è appena fermata di fianco a me e forse veramente sta venendo il KGB a prendermi. E a proposito di palazzi governativi, qui siamo nella piazza principale di Minsk. Piazza, non mi ricordo il nome in bielorusso, ma quello in russo è Ploshchad Nezavisimosti, ovvero Piazza dell'Indipendenza, esattamente come quella che c'è a Kiev. È un posto un po' strano, il motivo per cui facevo riferimento ai palazzi governativi è perché esattamente dietro di me c'è la Casa Bianca, c'è il Palazzo del Parlamento della Bielorussia. Qui sono esattamente nel centro del paese. Sono un po' nervoso perché è come quella piazza dove avete presente, sicuramente voi siete stati in Corea del Nord a Pyongyang e avete presente dove c'è quella piazza con le statue di Kim Jong-un e Kim Jong-il, se non sbaglio, dove ovviamente dovete portare il maggior rispetto possibile. Beh, qui non ci sono le statue di dittatori nordcoreani, ma bensì c'è la statua più grande di Lenin di tutta la Bielorussia, che si erige immediatamente di fronte al palazzo del Parlamento. E ovviamente, a quanto mi è stato detto dai miei amici che sono stati qui, questo è un altro di quei posti dove sarebbe meglio non girare con una action camera super sospetta se sei straniero. Non c'è quasi nessuno che passeggia per questa piazza, mi chiedo come mai. Ci sono però un sacco di macchine nere con i vetri oscurati, esattamente, non so se riuscite a vederle con il sole, però sono proprio parcheggiate a 30 metri da qui, sulla mia destra.
Proprio mentre passeggiavo per la piazza deserta di fronte alla statua di Lenin, ho fatto un incontro molto particolare, un incontro che mai mi sarei aspettato di fare proprio a Minsk. Non so se vi ricordate di quando siamo andati a Yakutsk, la città più fredda del mondo, in Siberia, e abbiamo conosciuto uno studente dello Zambia, totalmente random. Ecco, l'incontro che da lì a breve avrei fatto a Minsk sarebbe stato proprio di quel livello. Cheers! Cheers indeed. Allora raga, volete sentire qualcosa di interessante? Praticamente stavo filmando il mio monologo di fronte al palazzo alla White House, alla Casa Bianca, al palazzo del Parlamento, quando si è avvicinato questo tizio e io in quel momento ho pensato, oh cavolo, adesso sono nei guai, però praticamente era sto tizio qui che mi ha chiesto, ehi, ma parli inglese, da dove vieni? Ho detto, guarda, sono italiano, e praticamente vi giuro, ho conosciuto l'unico irlandese che vive qui in Bielorussia. Raga, it's the Irish partisan. You said that you're the only Irish guy living in Belarus, right? That's correct, actually. I'm the only Irish person living and working here in Belarus. So I'm quite unique in that sense. E praticamente mi ha invitato a bere un bicchiere di birra, giusto un bacal di birra, giusto perché immagino che non gli capiti spesso di incontrare italiani. Do you know any other Italians around Minsk? I haven't met any other Italians here, but I'm sure there are Italians living and working here in Minsk. Mm-hmm. There aren't many of them. You could actually count them probably on two hands, basically. Well, you can definitely count the number of Irish people in here on one hand, right? Just the one. E quindi adesso stiamo passando il pomeriggio a bere un po' di birra in questo pub che abbiamo trovato, che è praticamente vuoto. Devo dire che l'arredamento è molto occidentale, però è vuoto. E vabbè, chi l'avrebbe mai detto che sarei finito a bere birra con un tizio irlandese qui a Minsk. Cheers! Sláinte! Meno male che avevo la mia videocamera con me, altrimenti mia mamma non mi avrebbe mai creduto. Ne ho dunque approfittato per chiedere al nostro amico irlandese come fosse la vita a Minsk, specialmente dal punto di vista di uno straniero. So would you mind telling me about like how life in Belarus is basically, just because we hear a lot about it in the West from the media and from TV, but you said that you've lived here for 8 years, which that's is absolutely exactly, insane. That's exactly right? Correct, yeah. Mm-hmm. Yeah. Yeah, life here is quite good, it's quite normal here, you know, despite what's happening next door, our neighbors to the south. In Turkey, right? No, in But yeah, it's quite normal here, it's quite safe. You know, I go out weekends with friends and nightlife and so on and so forth. I go to work and yeah. So what's your social circle? Is it mostly Belarusians? Is there an expat group or something like that? No, it's all Belarusians. Oh, really? Belarusians. Yeah, because like there are hardly any Westerners here, so obviously your social circle is going to be all Belarusians. So you've lived here for 8 years, so you've got your what, residence permit? Yeah, I have a residency, you know, I rent an apartment here, have a job here. How does your apartment look like? I've got so many questions just because I've never met anybody who actually lives in Belarus, especially a foreigner. That's so interesting. It's a normal apartment that Belarusians live and rent in. You know, I live like a local, I drink like a local, I eat like a local. Some people say I even look like a local, but you know. Beh raga, se mai vi doveste trovare a Minsk e avete bisogno di un paio di birre, venite qui. What's the name of this place? Birmania. Oh, there you go. Birmania, ecco il posto dove volete venire se mai vi doveste trovare a Minsk e avete conosciuto un tizio irlandese a caso e avete bisogno di un paio di birre. Birmania. Wow, proprio di fronte al Minsk Project, come potete vedere scritto dall'altra parte della strada, c'è una bandiera bielorussa, quindi immagino che anche questo sia un edificio governativo. Quindi immagino che anche questo sia un edificio che non devo assolutamente filmare. Allora, ho appena salutato il tizio irlandese pelato e mentre passeggiavo per il prospect principale di Minsk, che è proprio questo qui, per tornare al mio appartamento, mi sono imbattuto in questo Univiermag, che altro non è che la versione sovietica del centro commerciale. Vedete qui che ci sono le bandiere della Bielorussia che sventolano per il forte vento. E io direi che è arrivata l'ora di darci un'occhiata, perché potrebbe essere interessante. Non c'è niente, ma c'è niente.
Ed è proprio come vi dicevo, no? Abbastanza, l'appearance è abbastanza sovietica. Здравствуйте. Здравствуйте. Это универмаг, да? Yes. Oh yes, you speak English, you know? So. Oh, vedete la gente qui? From? I'm from Italy. How about you? You're Belarusian? Uzbekistan. Oh, Uzbekistan. Uzbek Tashkent? Tashkent. Samarkand? No, Tashkent. Tashkent. Oh, I want to visit Tashkent so much, but I've never been. But yeah, but I'll go. I know that Wizz Air has started flying from Abu Dhabi. It's a great country. I love Uzbekistan. Как тебя зовут? Нурик. Нурик. Меня зовут Давида. Очень приятно. Дима. Дима. Очень приятно. Хорошая работа, ребята. E adesso siamo entrati qui, abbiamo conosciuto il tizio uzbeko, molto simpatico. E queste sono le scalinate del centro commerciale. Allora, proviamo ad entrare nella zona propriamente commerciale di questo centro commerciale sovietico. Da questa parte, se mai avete bisogno di qualche completo, di qualche suit per impressionare le ragazze o i ragazzi, perché no, passeggiando per le strade di Minsk, potete venire da questa parte. Mentre qui sulla sinistra c'è una bandiera gigante della Bielorussia. Vediamo un po' quanto costa, anche se non sono sicuro che riuscirò a farla entrare nel mio bagaglio a mano. Però costa tipo 79 rubli, che non è neanche tanto. Wow, pensate, meno di 30 euro per una bandiera di questo tipo. Wow, che figata, vero? E qui ci sono altre bandiere più piccoline, se volete, con queste, wow, guardate queste bambole, tipo con vestiti tradizionali, con vestiti tipici bielorussi. Lì c'è il logo della Repubblica della Bielorussia, che, se vi ricordate, abbiamo visto giusto qualche ora fa. C'è pure la versione dorata gigante. Immaginate avere qualcosa di questo tipo tipo sul vostro muro di casa, vero? Oppure se magari avete bisogno di alcune spille con i colori della bandiera della Bielorussia, wow, potete venire qua, vero? Sono un po' nervoso, sinceramente, di filmare all'interno di questo centro commerciale sovietico, e forse ne ho ben donde, perché probabilmente considerando che sono nella sezione di leggings per donne, forse probabilmente questo non è il posto adatto per me. Però vabbè, alla fine quello che mi interessava era solamente mostrarvi l'architettura di questo edificio. Da, non averna stil, как современный стиль, наверное, я думаю. Нет? Нет? Это тоже как... Oh, wow. Praticamente ci hanno detto che c'è pure un altro centro commerciale di questo tipo, che potrebbe essere anche più grande, però non sono sicuro di volerci andare, sinceramente. Non voglio passare la giornata a Minsk a... che so, andare alla ricerca di centri commerciali sovietici di questo tipo. Так что Instagram, хотели, да? Наверное, я вам пишу. A tal proposito, vi invito a fare esattamente come il nostro amico uzbeko e seguitemi anche voi su Instagram @DaveLegenda e scrivetemi, rispondo a tutti, a patto che mi scriviate di argomenti geografici. Вот это я. Окей. А что делает узбек в Беларуси? Здесь очень много узбеков? No. Нет? Мало. Только ты? Вообще есть узбеки. Есть. Потому что в России я знаю, что есть много. Беларусь не очень как популярная. Потому что в России зарплаты большие, а тут не очень. Какая средняя зарплата здесь? Какая может быть? 400-500 долларов. А в России больше, говорят, да? В России от 1000. Ok, io direi che è arrivata l'ora di andare a dormire. Il sole sta per tramontare e io sono esausto. Quindi penso che risparmierò tutti gli altri contenuti che posso filmare qui in Bielorussia per i prossimi video. C'è solo un'ultima cosa che volevo mostrarvi, giusto perché secondo me prima vi ho fatto notare che c'era il bidet, che non capita spesso ovviamente di vedere in posti del genere, però la cosa su cui volevo soffermare la mia attenzione è che il bidet si trova qui, in questo bagno in cui si entra dalla camera da letto. Però guardate il livello di ingegno degli architetti bielorussi, che hanno messo il bidet dalla parte totalmente opposta dell'appartamento rispetto a quella dove si trova il WC. Tipo devi farti 50 metri dopo aver fatto la cacca per arrivare fino al bidet. Fa un po' ridere. Comunque raga, noi ci vediamo alla prossima da qualche altra parte in Bielorussia e buonanotte. Bye!